Carlo De Benedetti aveva capito la mossa di Berlusconi e gioca d'anticipo, va dalla famiglia Formenton e li convince a firmare un precontratto, impegnandoli a cedere il controllo dell'azienda entro il 30 gennaio 1991. Ma Berlusconi non ci sta e verso la fine dell'anno va dai Formenton e li convince a ritirare l'accordo con De Benedetti e ad accettare il suo. Così, all'inizio degli anni 90, Berlusconi entra nella presidenza del gruppo Mondadori. Ma De Benedetti sa bene che quel precontratto rende illegale la mossa di Berlusconi e della famiglia Formenton. Quella controversia viene affidata a un collegio arbitrale, formato da un arbitro scelto dal presidente della Cassazione e altri due arbitri, che difendono le due parti. Quel collegio dà ragione a De Benedetti e quindi le azioni Mondadori devono tornare a lui.